Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Buonasera a tutti, riassumo brevemente le posizioni perché non è una posizione unica del gruppo misto, sono tre atteggiamenti o tre posizioni differenti. C'è una maggioranza delle componenti che è leggermente o timidamente disponibile anche a valutare la possibilità di sostenere un futuro governo con una maggioranza, con una nuova maggioranza, però con la riserva di conoscere programmi, obiettivi e persone che dovranno portare avanti questi obiettivi. C'è la posizione delle minoranze linguistiche che si asterranno nel momento genetico di formazione di questo governo e che valuteranno poi caso per caso come comportarsi, come valutare, come votare. Poi c'è una posizione di opposizione già preannunciata dal collega Luppi. Cedo la parola ai colleghi. Sostanzialmente nell'ultima settimana non sono cambiate ancora le carte in tavola, quindi siamo in una situazione, diciamo, di attesa delle principali forze politiche. Però siamo assolutamente favorevoli alla nascita di un nuovo governo se questo governo rispetta un perimetro strettamente europeo, è filoatlantista e prendiamo in mano la situazione non facile del bilancio del Paese. La legge di bilancio che ci attende è complicatissima e si sta complicando ancora di più in queste ore a causa degli effetti recessivi in Germania, del blocco produttivo. Quindi sono tutti fattori che abbiamo analizzato e ovviamente, come abbiamo già detto, poi valuteremo attentamente i contenuti e i programmi del governo che eventualmente ci verrà presentato. Buonasera a tutti. Abbiamo ribadito il concetto che non si vota qualsiasi governo, aspettiamo di capire quali sono nomi e programmi. L'idea è che naturalmente si mantenga un giusto equilibrio fra meritocrazia e equità sociale, che venga meno anche l'idea di una propaganda così forte che punta all'odio sociale. Un governo che punti alla serietà del prodotto che offre, noi potremmo anche pensare di sostenerlo. Diversamente mi hanno insegnato che non si firmano assegni in bianco, quindi occorre comprendere qual è la proposta di esecutivo. Grazie. Buonasera a tutti, Alessandro Fusacchia, Più Europa. Noi abbiamo detto al Presidente, come altri, che chiaramente è difficile esprimere un giudizio definitivo in questo momento, sarebbe forse non solo difficile ma anche velleitario, visto che le cose cambiano di ora in ora. Siamo interessati ovviamente a capire qual è il programma e quindi quali sono le iniziative politiche che il futuro governo mette in atto, ma siamo ugualmente, forse anche più, interessati a capire quale sarà la squadra di governo. Sono le persone che fanno la differenza sempre. Il governo si sta componendo in pochissimo tempo, i prossimi mesi saranno particolarmente turbolenti e comunque saranno difficili da gestire. Abbiamo bisogno di essere rassicurati su una squadra di governo e un governo di un certo tipo. Ma in questo momento è impossibile fare qualsiasi valutazione, esprimere qualsiasi giudizio, e quindi lo vedremo quando, in un momento più avanzato. Grazie. Come ha anticipato il capogruppo Manfred Schulian, noi con l'Italia Usei, quattro deputati di Noi con l'Italia Usei, hanno detto al Presidente che non sosterranno e non voteranno la fiducia ad un eventuale governo Partito Democratico Movimento 5 Stelle. Siamo di fronte a una tipica rappresentazione ionesca del teatro dell'assurdo. Se nascerà un governo, nascerà un governo di sinistra che ovviamente non ha corrispondenza e non ha maggioranza nel Paese, anche se è totalmente legittimo. Se troverà una maggioranza parlamentare, faremo un'opposizione seria e responsabile, ripeto, qualora dovesse nascere questo governo, non convocheremo la piazza e saremo molto coerenti. Abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica tutti che abbiamo sottoscritto parola per parola quanto in maniera chiara, concreta e seria ha rivolto come appello alle forze politiche la settimana scorsa. Purtroppo sembra che ogni tanto questo appello sia inascoltato. Grazie.
Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.